Tre ore di scontri davanti al tribunale di Silivri, alla periferia di Istanbul, hanno costretto a rinviare all'11 aprile il maxi processo Ergenekon, dal nome del gruppo ultranazionalista che il partito al potere considera di matrice terroristica. Diverse migliaia di persone hanno cercato di superare le transenne della polizia per protestare contro un processo che considerano di natura politica. Gli agenti hanno risposto con cannoni ad acqua, gas lacrimogeni e spray urticanti che a causa del forte vento si sono propagati anche nella sala dell'udienza. Le emittenti turche hanno parlato di un manifestante colpito da una crisi cardiaca e di due reporter feriti. Gli imputati sono nel complesso 274. La procura ha chiesto l'ergastolo per 64 persone. Devono rispondere di diverse accuse, tra cui cospirazione contro lo Stato e l'attuale governo del premier turco Erdogan. Dietro le sbarre ci sono l'ex capo di Stato Maggiore İlker Başbuğ, deputati dell'opposizione, universitari e due famosi giornalisti turchi, Mustafa Balbay e Tuncay Özkan, che vediamo al momento dell'arresto.